l'ultima volta che ci siamo lasciati su questo argomento abbiamo visto questo circuito. Questo circuito è appunto un circuito raddrizzatore estremamente semplice, dove è presente un generatore di tensione, indicato qui con la tensione V, un generatore di tensione, e un diodo e un resistore. La caratteristica del diodo è quella indicata in questo diagramma, e abbiamo visto come se scusate, questo qui non è un generatore di tensione continua, ma è un generatore di tensione variabile, quindi una tensione esattamente questa qui, e abbiamo visto come questo particolare circuito operi una funzione che in pratica è quella di raddrizzare la forma d'onda, cioè far passare, fare in modo che la caduta di tensione sulla resistenza, sul resistore R, uguale ad R per I, sia soltanto la semionda, la parte positiva della tensione applicata dal generatore di tensione. Questo tipo di circuito a volte viene indicato anche come circuito clamp. Cioè, clamp in inglese vuol dire semplicemente pinza, pinza che aggancia. In effetti il clamp si verifica su questa zona della tensione e sta a significare il fatto che nel momento in cui la tensione diventa negativa, la tensione sul resistore si aggancia al valore zero. Quindi in questa zona qui la tensione rimane costante al valore zero, come se ci fosse qualcuno che appunto la trattenesse, la agganciasse e la fissasse al valore zero. Questo è per quello che volevo aggiungere. In quest'altro circuito invece il diodo e il resistore sono stati scambiati di posto. In realtà, dal punto di vista elettrico, visto che le relazioni di equilibrio elettrico sono sostanzialmente le stesse, dal punto di vista elettrico non cambia granché. Ciò che noi vedevamo sul resistore lo continuiamo a vedere qui, quindi sul resistore continuiamo a vedere la tensione V con R, che è uguale appunto ad R per I, che è esattamente questa. Mentre il generatore di tensione variabile è stato sostituito con un generatore di tensione sinusoidale. Anche in questo caso vediamo la funzione di clamp su questo tratto della tensione V con R e osserviamo anche che contemporaneamente la tensione VD è praticamente duale rispetto alla tensione V con R, cioè sulla tensione V con R noi osserviamo le semionde positive della tensione del generatore di tensione, mentre ai capi del diodo la tensione VD osserviamo le semionde negative. Quindi la tensione, diciamo così, viene smistata di volta in volta, viene scambiata tra la caduta di tensione sul resistore R e la caduta di tensione sul diodo D. Anche in questo caso qui si potrebbe parlare di clamp della tensione negativa, in questo caso qui clamp della tensione negativa, e in quest'altro caso qui di clamp della tensione positiva, perché le semionde positive ai capi del diodo vengono agganciate e fissate al valore zero. Un'altra cosa importante che abbiamo osservato di questo circuito è che ne abbiamo fatto un minimo di analisi della tensione di uscita, cioè della tensione ai capi del resistore, un minimo di analisi che è consistita nel calcolare il valore medio della tensione V con R, e abbiamo osservato che, se ricordo bene, è dato da 1 diviso pi greco per il valore massimo che è appunto questo qui, V massimo. Giusto, lo ricordo bene? Voi rivedete un attimo sui vostri appunti da qualche parte, eccolo qui, 1 diviso pi greco per il valore massimo.
Vorrei anche richiamare la vostra attenzione su un altro fatto, che la periodicità di questo, della tensione Vigo-Nerg, corrisponde alla periodicità della tensione V. Mi spiego meglio. La funzione Vigo-Nerg si ripete identicamente dopo che sono trascorsi 2π greco radianti. Quindi questo già fa capire come la prima armonica di questa funzione, sia proprio 50 Hz, abbia una frequenza di 50 Hz, che è questa qui. Questa è la prima armonica. Ed ha un valore abbastanza intenso, quindi è pari a 0,5, è pari alla metà come ampiezza rispetto all'ampiezza del valore massimo. Quindi se io volessi disegnare la prima armonica da qualche parte avrebbe un'ampiezza che sfiora questo livello qui. Ora non so esattamente dove si trova il valore massimo, probabilmente il valore massimo si troverà in questa zona qua, perché è una funzione d'onda asimmetrica, non è simmetrica come questa qui, è una funzione d'onda asimmetrica, quindi sono presenti componenti in seno e in coseno. Altre cose da aggiungere non ne ricordo più per il momento, poi se vengono strada facendo vedremo un attimo. Ora, che cosa succede se invertiamo il diodo? Invertire il diodo corrisponde ad invertire le funzioni del circuito raddrizzatore. In questo caso qua, il circuito di clamp, osserviamo che qui le semionde positive sono invece clampate, per utilizzare una terminologia un po' italianizzata del termine anglosassone, sono clampate sulla Vigo-Nerg, mentre invece le semionde negative sono agganciate sulla tensione Vigo-D, quindi è il contrario di quello che succedeva prima. La periodicità della forma d'onda è sempre la stessa, il valore medio di Vigo-Nerg è sempre lo stesso, uguale 1 diviso pi greco della tensione massima Vigo-M, dove la tensione massima è questa. E naturalmente lo spettro in frequenza è assolutamente identico a quello che abbiamo visto precedentemente. Ora facciamo un passo ulteriore. E costruiamo due circuiti raddrizzatori formati da due maglie che obiettivamente sono abbastanza indipendenti l'una dall'altra. Una maglia è questa e l'altra maglia è questa qui. Io disegno dei versi convenzionali per indicare queste maglie. In realtà le maglie sembrano solo due, ma dal punto di vista topologico le maglie in realtà sono tre, perché c'è un'altra maglia che è quella più esterna e che corrisponde a quella che presenta entrambi i diodi D1 e D2. Naturalmente che cosa succede? Che queste due maglie, cioè la maglia 1 e la maglia 2, hanno in comune il resistore R sul ramo che va da A a B. Allora in questo caso cosa succede? Succede che ciascuna di queste maglie funziona così come avevamo rappresentato nelle diapositive precedenti, perché la maglia superiore ha il catodo rivolto verso destra e in senso orario, la maglia inferiore ha il catodo del diodo rivolto sempre verso destra ma secondo un verso antiorario. Potrebbero essere considerate identiche queste maglie se non fosse per le tensioni Vigon 1 e la tensione Vigon 2. Vigon 1 e Vigon 2 hanno esattamente la stessa ampiezza e la stessa fase, quindi qui sono indicate
con un'unica con un unico simbolo, V con 1, V con 2, e quindi sono proprio rappresentano proprio la stessa tensione. Scusate un secondo. Allora, in questo caso la tensione, la maglia superiore, la maglia numero 1, il diodo sarà polarizzato direttamente, così come abbiamo visto nelle diapositive precedenti, sulla semionda di tipo positivo, mentre la maglia numero 2, siccome avrà praticamente una tensione V con 2 opposta a quella indicata nella tensione, quella indicata nella maglia numero 1, il diodo D2 si polarizzerà in modo diretto quando la semionda avremo una semionda negativa. E allora che cosa succede? Succede che la caduta di tensione V con R sarà uguale alla semionda positiva quando sarà attiva, sarà polarizzato il diodo D con 1, quindi avremo questa situazione qui, e la maglia è la caduta di tensione capo del resistore R corrisponderà alla tensione V con 2, ma cambiata di segno, perché ovviamente è inversa, questa maglia è girata in senso antiorario anziché in senso orario, sarà uguale quindi alla tensione semionda negativa ma cambiata di segno. Quindi faccio così, ci metto il segno meno qui, segno meno qui in mezzo, e diventerà questa. Qui rimane col segno più e qui con il segno meno. Il risultato finale è quello che su ai capi del resistore vedremo tutte le semionde delle due tensioni V con 1 e V con 2, ma la tensione V con 2 sarà appunto cambiata di segno e quindi vedremo tutte semionde positive. Allora, ripeto, osserviamo questa maglia inferiore qui sotto, no? Noi abbiamo una tensione V con 2 che è positiva vista in questo senso qui, un diodo collocato in questa posizione qui e un resistore, questo è il generatore di tensione, è un resistore così. Questa è la maglia inferiore, d'accordo? Ora andiamo a vedere un attimo questa maglia qui a quale circuito corrisponde. A me sembra questo circuito qui, perché se tu osservi il diodo, osservando la maglia in questo verso, il diodo ha il catodo rivolto in senso antiorario, così come succedeva qui. Il resistore si trova in una posizione diversa, ma questo non è importante, o lo metti prima o lo metti dopo, e la tensione V. Questo diodo qui è al contrario di questo. Ne sei convinto? Io mi riferisco al verso di rotazione della maglia. Se tu prendi questa maglia e la capovolgi, la fai un flip così, rimane la stessa, giusto? Se tu fai un flip su un asse orizzontale di questa maglia, no? Allora, lo disegno qua questo, guarda. Cancello questo, un attimo, aspetta. Allora, disegno il generatore di tensione, il diodo e il resistore, così. Allora, riconosci che questa maglia qui in senso antiorario equivale a questa? Sì o no? Perfetto. È il verso della tensione lo stesso. Io non ho detto che è uguale, è diverso. Ho detto che è diverso. V con 2 è rivolto verso l'alto. No, ma tu questo tienilo sempre verso l'alto. Non c'è problema. Qui che cosa,
cosa, questo circuito cosa ti fa passare, la semionda positiva o la semionda negativa? Ma è un circuito in tensione alternata, questo qui, no? Qui, ti fa passare la semionda negativa e te la fa cadere così, giusto? E allora se ti fa passare la semionda negativa, questo circuito qui, vuol dire che te la ritrovi in questo verso qui sul semionda, sulla caduta di tensione sul resistore, è giusto? Allora, quindi quando la tensione qui è negativa, cioè va verso il basso, questo diodo si polarizza direttamente e la corrente fluendo nel resistore R genera una caduta di tensione che ha sempre lo stesso verso destra, giusto? Quindi la corrente che passa in questa maglia gira in verso antiorario, è già indicata pure qui, e genera una caduta di tensione che rimane sempre positiva in base alla convenzione che ho fissato sul resistore R. Quindi la tensione, la semionda negativa della tensione V con 2 produce una caduta positiva sul resistore R. La semionda negativa produce una caduta di tensione positiva sulla semionda, sulla caduta di tensione sul resistore R. È chiaro? Ti vedo ancora con lo sguardo leggermente dubbioso. Quindi, in realtà, questo circuito qui fa passare una volta la semionda positiva della tensione V con 1 e un'altra volta la semionda negativa della tensione V con 2. Fa passare è un termine un po', non è un bel termine, fa passare che vuol dire? Fa passare che è una porta che si apre, fa passare qualche cosa. No, diciamo che ai capi del resistore R troveremo la tensione V con 1 quando la tensione V con 1 e la tensione V con 2 sono positive, troveremo invece la tensione V con 2 negativa quando la tensione V con 1 e la tensione V con 2 sono negative. Ripeto, la tensione V con 1 e V con 2 sono identiche, sono così, una fa così e l'altra fa così. Quindi, quando è positiva una, è positiva pure l'altra. Tensione V con 1 e V con 2, chiaro? Solo che questa maglia qui si polarizza direttamente su questa semionda. Quest'altra maglia qui si polarizza direttamente, il diodo si polarizza direttamente su quest'altra semionda qui. Va bene? Ditemi sì? Sì, perfetto. Il risultato finale qual è? Il risultato finale è quello di avere, attenzione importante, il risultato finale è quello di avere una forma d'onda con valore medio V medio, V medio, scusatemi, la scrive, non è facile scriverlo qui, V medio, diverso, ovviamente diverso da zero, così come lo era anche quella di prima, però siccome invece di aver calcolato il valore medio su una sola semionda, ora dobbiamo calcolare il valore medio su due semionde, ma non c'è bisogno di fare calcoli tipo integrali o tipo altre cose complicate. Perché se prima era il valore medio della tensione Vm, scusate, della tensione Vr, ho sbagliato qui, Vr, se prima il valore medio della tensione Vr era 1 diviso pi greco, ora quanto sarà? 2 diviso pi greco, 2 diviso pi greco, perché le semionde sono 2. Perché qui non c'è bisogno di fare calcoli complicati. Ma d'altra parte l'integrale di questa semionda qui lo sappiamo che è uguale a 2 diviso pi greco, perché il periodo questa volta è pi greco, quindi il risultato è abbastanza evidente da calcolare. Un'altra cosa che ci fa molto piacere, tra le altre cose, è la riduzione del contenuto armonico, cioè il valore medio aumenta, raddoppia, ma vedo anche che il contenuto armonico, e questo lo si apprezza anche, lo si dovrebbe apprezzare anche in modo qualitativo, cioè osservando questa forma d'onda, cioè questa forma d'onda qui, questa,
sicuramente ha un contenuto armonico preponderante rispetto al valore medio, mentre invece questa forma d'onda qui ha un valore armonico che è meno importante rispetto al valore medio di quella precedente. Io non dico se una è migliore o peggiore, cioè, però le due cose si stanno cominciando un po' a separare. Da una parte il valore medio è aumentato, dall'altra parte il contenuto armonico è diminuito. Infatti, se andiamo a vedere il diagramma dello spettro in frequenza di questa forma d'onda, troviamo, primo, il valore medio è aumentato, è diventato 2 diviso pi greco. Poi la frequenza a 50 Hz, l'armonica a 50 Hz è scomparsa. Questo perché è scomparsa? Si vede subito, perché la periodicità di questo segnale non è più 2 pi greco, no, non è più 2 pi greco, ma è pi greco. Quindi c'è la prima armonica, la si vede proprio subito ad occhio, che ha un periodo pari semplicemente a pi greco. Quindi su una frequenza complessiva di questa forma d'onda, se fosse questa 50 Hz, è evidente che il contenuto armonico di questa è raddoppiato, la prima armonica è raddoppiata, sta a 100 Hz, perché la periodicità è di pi greco e non più di 2 pi greco. E quindi ecco perché lo spettro presenta questa mancanza della 50 Hz, mentre invece ovviamente la prima armonica la troveremo a 100 Hz. La troveremo a 100 Hz ed è abbastanza sostanziosa, è più del 40% di tutto del valore di valore massimo. Ci sono domande su questo oro? Quindi, come vedete, una cosa importante è ogni volta che noi realizziamo dei circuiti convertitori, questo non è altro che un circuito convertitore, è un circuito che accetta in ingresso una tensione alternata, poi è una scatola sostanzialmente, e fa in uscita esprime una grandezza che ha un valore medio diverso da zero, valore medio. Questo qui è un circuito raddrizzatore, quindi è un circuito che noi indichiamo in questo modo qua. Come facciamo a valutare se questo oggetto funziona bene oppure no? Dobbiamo dare degli indici, dobbiamo dare dei voti, così come quando facciamo tutti noi degli esami qualcuno ci dà dei voti. Sulla base di che cosa diamo dei voti? Diamo dei voti, primo, sul valore massimo del valore medio, è la prima cosa, quindi il valore medio V con R, questo qui, quanto più è grande è, tanto meglio è. Poi invece lo diamo anche sul contenuto armonico, quindi il contenuto armonico, quanto più è piccolo tanto meglio è. E quindi già abbiamo visto che questo circuito qui si comporta molto meglio rispetto a un circuito tipo questo, dove c'era un solo diodo, invece in questo caso qua. Certo, tutto c'ha un costo. Il miglioramento del valore medio e la riduzione del contenuto armonico ci è costato due generatori di tensione, che forse è la cosa più importante dal punto di vista dei costi, è la cosa che ci ha fatto spendere di più, e due diodi, raddoppiare il numero di diodi presenti sul nostro circuito. Come abbiamo detto, questo qui è un esempio un po' più pratico di come può essere realizzato questo circuito. Cioè, che cosa sono questi due generatori di tensione V con 1 e V con 2? Beh, di solito a monte di un circuito di raddrizzatore, cioè ciò che alimenta un circuito raddrizzatore, di solito è quasi sempre un trasformatore. Quindi la presenza di un trasformatore, come si fa a ottenere due tensioni V con 1 e V con 2 che siano in fase tra di loro? Perché dobbiamo, ripeto, la tensione V con 1 se è questa, la tensione V con 2 sarà questa, quindi sono due tensioni esattamente in fase. Ma un circuito molto semplice che è possibile realizzare è quello di un trasformatore con una presa, con un secondario dotato di presa centrale, in modo tale che se questa è la tensione V
primaria, la tensione secondaria, V secondaria, sarà data dalla somma di V con 1 più V con 2, ma è evidente che la tensione secondaria, in qualche modo, cioè il fatto che le due tensioni V con 1 e V con 2 siano suddivise su una frazione dell'avvolgimento secondario, quindi questo mi fa capire che le due tensioni V con 1 e V con 2 sono esattamente in fase. Perché devono essere uguali? Probabilmente saranno uguali perché le due frazioni dell'avvolgimento si condividono un numero uguale di spire. Quindi ci sarà un numero di spire secondarie S1 e un numero di spire secondarie S2 che sono uguali tra di loro. Quindi il rapporto di trasformazione, naturalmente il numero di spire primario uguale al numero di spire primario più numero di spire secondario così diviso, questo numero di spire primario, questo è il rapporto di trasformazione N complessivo di tutto il trasformatore, però N con S 1 sarà uguale a N con S 2, il che significa, questo implica ovviamente, che la tensione V con 1 sarà uguale alla tensione V con 2. E naturalmente risulteranno essere in fase, non saranno in controfase, in fase. E questo è un metodo, diciamo così, più pratico per realizzare questi due generatori di tensione che noi abbiamo schematizzato semplicemente in questo modo dal punto di vista elettrotecnico. Questo ovviamente non è... se da una parte ci può tranquillizzare sul fatto che sembra facile ottenere due tensioni V con 1 e V con 2 uguali tra di loro, dall'altra parte comunque ha un costo, cioè non è una cosa proprio... Questo perché? Perché la corrente I con 1 di 1 nelle spire NS con 1 sarà sempre quella di una semionda. La corrente che circola nella maglia 1 sarà sempre una corrente così. E lo stesso succede anche per la maglia 2, quindi vuol dire che l'avvolgimento secondario non viene sfruttato proprio al 100%, ma al 50%, perché nell'avvolgimento formato da N con S 1 spire circolerà soltanto il 50% della corrente, mentre invece nel resistore R naturalmente circolerà una corrente che sarà formata da tutte le semionde, no? Quindi non c'è una parzializzazione delle semionde. Quindi vuol dire che questo trasformatore una volta lavora un avvolgimento, una volta lavora un altro avvolgimento, una volta uno e una volta l'altro, quindi lavorano in modo alternato e quindi non viene sfruttato proprio al 100%. Il trasformatore andrebbe progettato proprio per questo tipo di applicazioni. Ad esempio si potrebbe risparmiare un po' sul numero di spire secondarie, visto che comunque non deve portare tutta la corrente che serve, beh allora non fa niente se le perdite joule secondarie fossero leggermente superiori, no? Quindi si potrebbe immaginare di fare un avvolgimento con una spira, con una sezione un po' più sottile rispetto alle due sezioni, però rimane comunque un uso proprio non ottimizzato del trasformatore. Ci si domanda allora come possiamo fare per invece di utilizzare due avvolgimenti separati come questi, utilizzare un unico avvolgimento. Allora la risposta è in questo circuito qui. Questo circuito si chiama circuito a ponte di Gretz e implica l'uso di quattro diodi anziché due, però usiamo un trasformatore con un secondario dotato di un unico avvolgimento. Questo ha dei pro e dei contro rispetto al caso precedente. Beh, il pro è evidente subito, perché abbiamo appena finito di criticare il circuito precedente, perché il circuito secondario del trasformatore non veniva utilizzato al 100%, in questo caso qui, siccome il circuito secondario del trasformatore formato da N con S spire rispetto al N con P spire, in questo caso è evidente che viene sfruttato al massimo possibile, no? Quindi ce ne sta uno solo, quindi è evidente. Ma come funziona questo circuito?
Allora, io già vi anticipo che se al secondario la tensione V connesse al secondario è una sinusoide di questo tipo qui, in uscita la caduta di tensione V con R avrà una forma d'onda che è formata da tutte le semionde, così. Quindi è un circuito a ponte che raddrizza tutto, così come succedeva nel circuito precedente. Quindi questa è la tensione V con R e questo è il tempo T. Questo, vi anticipo che succede questo, ma cerchiamo di capire come è possibile che succeda questo. Prima di capire quanto vale la tensione ai capi del resistore, dobbiamo capire quali sono i diodi che si polarizzano direttamente e indirettamente. Consideriamo la semionda positiva, quindi supponiamo che la tensione V ai capi del secondario del trasformatore sia positiva e cerchiamo di capire questo che cosa implica per quanto riguarda la polarizzazione diretta ed inversa del circuito raddrizzatore del ponte. Quando i diodi sono disposti di solito in questo modo qui si parla sempre di ponte, quindi è un circuito di questo tipo. Allora, aspettate un attimo. Andiamo a questa diapositiva qui. Supponiamo quindi che la tensione V al secondario sia positiva, ci metto un segno più così, perché stiamo considerando una semionda tra tutte le semionde positive, negative, positive, stiamo considerando un intervallo di tempo che va da qui a qui. Quindi abbiamo una semionda positiva. Allora, in queste condizioni, che cosa succede ai diodi di 1, di 3 e di 2 e di 4? Quali di questi saranno polarizzati direttamente e quali inversamente? Si divide il circuito in due maglie, perché effettivamente queste sono due maglie abbastanza indipendenti da questo punto di vista, perché abbiamo una maglia che percorre in senso antiorario questo circuito qui. È un'altra maglia che pure percorre, possiamo considerarla percorrerla in senso orario in questo modo qui. Ora, diciamo il senso orario e il senso antiorario sono abbastanza, non sono particolarmente importanti, no? Ciò che è importante è visualizzare il verso delle tensioni. Non solo, ricordiamoci anche che la caratteristica del diodo è sempre questa. Cerchiamo di disegnarla qui. Questa è la caratteristica del diodo. Caratteristica del diodo espressa in termini di corrente I diretta, tensione diretta, tensione anodo-catodo e corrente diretta. No, scusate, ho sbagliato. Questa qui è V anodo catodo. Catodo anodo. E questa qui è la corrente. Allora, vediamo che la tensione V cade esattamente tra questo punto, meglio faccio il rosso così si vede meglio, cade tra questo punto qui e quest'altro punto qui. È giusto? Vedete che questo punto è praticamente connesso a quest'altro qui e quest'altro punto qui è connesso a quest'altro. Quindi la tensione V, non c'è problema ad osservare che la tensione V la ritroviamo esattamente tra i due anodi dei diodi. Allora ci chiediamo che cosa fa questa tensione V, come fa a polarizzare un diodo rispetto a che noi abbiamo a questo punto due diodi collegati in questo modo con i catodi uno rispetto all'altro con una tensione V che è così.
Quindi, se applichiamo il teorema di Kirchhoff, vediamo che dovremmo avere una tensione qui e una tensione qui. Ma ci domandiamo, la tensione sul diodo di 1 e la tensione sul diodo di 3 possono essere uguali oppure no? La tensione ai capi del di D1 non potrà mai essere positiva, perché non esiste una tensione positiva tra anodo e catodo. Al limite potrebbe essere zero. È giusto? Noi questa è la caratteristica del diodo, noi questa dobbiamo osservare. Una tensione positiva tra anodo e catodo, questa è una tensione tra anodo e catodo, tra anodo e catodo non ci può essere. Quindi vuol dire che questo è zero. La tensione ai capi di questo diodo è zero. Ma se è zero questa, vuol dire che la tensione ai capi del diodo D3 è tutta uguale a V. Quindi questa tensione qui sarà uguale a V. Sul diodo D3, se è questa tensione è uguale a V, naturalmente sarà da questo lato qua. Chiaro? Contemporaneamente, quindi, che cosa capiamo? Capiamo che il diodo D3 è polarizzato inversamente. Quindi il diodo D3 è spento. E io lo segno in blu perché per me il diodo, quando è segnato in blu, vuol dire che il diodo è spento. Ok? Facciamolo così. Oppure ci possiamo fare una croce sopra, come preferite voi. Il diodo D3 non esiste. Mi pare che c'è una diapositiva dopo. No, non c'è. Il diodo D3 è spento. Mentre se la tensione ai capi di D1 è 0, vuol dire che è un cortocircuito. Giusto? Quindi vuol dire che ci troviamo qui per quanto riguarda il diodo D1. E quindi il diodo D1 com'è? È polarizzato direttamente. E quindi vuol dire che sta acceso. Cioè è polarizzato, è un cortocircuito, quindi la corrente, se c'è corrente, passa da qua. Allora, non so se è stato chiaro il meccanismo con il quale ho provato ad identificare lo stato di polarizzazione diretta ed inversa dei diodi. Molto spesso, alcuni studenti all'esame o in altre occasioni, semplicemente dicono la corrente che circola in questa maglia va attraverso il diodo perché può passare solo di qui, eccetera. No, non è solo una questione di corrente, è una questione, bisogna andare a considerare le maglie e verificare, e trovare le maglie indipendenti l'una rispetto all'altra ed identificare all'interno di queste maglie come i diodi sono polarizzati direttamente ed inversamente. E se sono polarizzati direttamente, allora forse, è anche una questione, bisogna anche verificarlo, la corrente circola attraverso il diodo polarizzato direttamente e non attraverso il diodo polarizzato inversamente. È chiaro? Vediamo un attimo l'altra maglia. Intanto è esattamente duale alla precedente, e quindi a questo punto sarà facile andare a determinare quale di questi diodi sono polarizzati direttamente e quali inversamente. Allora, questa è la caratteristica del diodo. Vediamo un attimo che cosa succede. La tensione V, riconoscerete, la possiamo ritrovare tra i due catodi, qui prima era tra i due anodi, ora la troviamo tra due catodi, quindi i due diodi sono disposti un po' diversamente, ma poi in fondo non cambia niente. Abbiamo un diodo così e un altro diodo così, giusto? E la tensione V cade tutta ai capi di questi due diodi. Dove può andare a finire la tensione V? Sul diodo D2 o sul diodo D4? Può andare a finire sul diodo D4? No, perché il diodo D4 non può avere una tensione positiva. E allora va a finire tutta sul diodo D2. E se va a finire tutta sul diodo D2,
vuol dire che D2 è polarizzato inversamente, mentre il primo diodo è il diodo D4, è polarizzato direttamente. Allora io questo lo disegno tutto rosso e questo qui lo disegno tutto in blu, per dire che è aperto, è come se fosse un circuito aperto, mentre questo qui è come se fosse un circuito chiuso. E ora lo finirei di D4. Forse ho sbagliato a dirlo, mi sono confuso, ho detto D4 è polarizzato, la caduta di tensione finisce tutta su D2 e quindi D2 è polarizzato inversamente e quindi D2 è un circuito aperto, mentre invece la caduta di tensione su D4, la caduta di tensione su D4 è questa ed è uguale a 0, quindi qui uguale a 0 e qui uguale a V, quindi D4 è un circuito chiuso ed è polarizzato direttamente. Non lo so, fino a ora ho parlato solo di tensioni, di corrente, ho fatto solo l'esempio dell'esame dello studente che dice la corrente passa da qua, passa... Fra poco faremo un esempio, ti faccio vedere che... Allora, esatto, D4 è polarizzato direttamente, ma... No. E dallo questa corrente. Allora, qua corrente non ci sta. Allora, perché non, corrente non basta? Stiamo considerando le maglie dal punto di vista delle tensioni. Allora, la tensione V, riconoscete che questo circuito qui equivale a quello che sta qui? È uno sbroglio, lo abbiamo semplicemente sbrogliato. Allora, ora questa caduta di tensione V va a finire sulla serie D2 e D4. Non sappiamo ancora con che proporzione, potrebbe essere pur metà e metà, metà su uno e metà sull'altro. Però se fossero metà e metà, per esempio, qua fosse V mezzi e qui fosse V mezzi, questo è impossibile, perché la tensione ai capi di D4 non può essere positiva, perché non esiste proprio. Vedi, nella caratteristica del diodo una tensione positiva non esiste proprio. La caratteristica del diodo è quella blu. Ci sta una tensione positiva? No. E allora, a massimo quel che può essere? A massimo può essere zero. D'accordo? Quindi la tensione V ai capi di D4 è zero. Sicuro. Questo implica che siccome la tensione V è la somma delle due tensioni V di 2 e V di 4, che tutta la tensione V se la becca il diodo di 2. È giusto? Giusto. E se il diodo di 2 si becca questa tensione, vuol dire, naturalmente da catodo ad anodo, ed è negativo, e vuol dire che siamo qui. Vuol dire che la caduta di tensione, il punto di funzionamento, il punto di funzionamento del diodo D2 è questo. Il punto di funzionamento del diodo D4 non lo so dove sta, ma sta sicuramente qua sopra. Potrebbe essere qui. Potrebbe essere qui, potrebbe essere qui, non lo so. Pronto? Ci siete? Allora, il punto di funzionamento sul diodo D4, cioè quello polarizzato direttamente, perché non lo sappiamo? Perché non sappiamo quale sarà ancora la corrente che vi circolerà. Pronto? Ci siete? Che ho detto? Ho detto che il punto di funzionamento sul diodo D4, io che ho detto? Ho detto, o sta qui,
o sta qui, oppure sta qui. Ancora non lo so con precisione, perché dipende da quanta corrente circolerà. Ma siccome fino a mo' ancora non abbiamo parlato di corrente, ancora so che si trova qua sopra, ma non so esattamente dove. Come? La corrente passa, la tensione si applica come differenza di potenziale. Esattamente, ma non circuito aperto e circuito chiuso. Abbiamo un chiuso e un aperto. È chiaro? Allora, questo qui è un circuito chiuso, ci metto la C, però non ci fraintendiamo, questo chiuso, e questo qua è circuito aperto. Aperto. Questo è aperto e questo qui è chiuso. Va bene? Come circuito. Mo la corrente ancora non lo so dov'è. Ti posso però dire che sui diodi rossi il punto di funzionamento non so ancora preciso dove si trova. Questa è la caratteristica dei diodi, di tutti i diodi, no? La faccio in blu. Allora, i diodi rossi, il punto di funzionamento non lo so se si trova qui, se si trova qui, se si trova qui, oppure qui, oppure in un altro modo. Ancora non lo so, ma sta là sopra, sta sull'asse verticale, cioè sull'asse delle correnti, i diretta. Mentre la tensione di AK, mentre invece vi posso dire con sufficiente certezza che il punto di funzionamento dei diodi di colore blu si trova per esempio qui. È uno solo. È la differenza di potenziale che c'è tra la distanza che c'è tra l'origine e questo punto di funzionamento è proprio la tensione V. Certo, è variabile, perché è variabile la tensione V. La tensione V va da 0, arriva a un valore massimo e poi scende. Pronto? La tensione V è una semionda, quindi parte da 0, raggiunge un valore massimo e scende. Quindi questo puntino qui parte da qui, arriva fino qui e poi torna indietro. Però io so in modo deterministico qual è il punto in quell'istante. Per esempio, se mi trovo in questo istante qui, questo segmento qui, da qui a qui, corrisponde alla distanza che c'è da qua, va bene? In un certo istante. Quindi, durante la semionda positiva abbiamo capito com'è sto circuito. Io lo potrei anche disegnare in modo un poco più semplice a questo punto. Vediamo un pochino come potrei fare. Potrei disegnare un avvolgimento secondario, disegno soltanto il diodo D1, poi disegno, vi ricordate com'era il circuito originario? Era così, dove sta? Era così, no? Questo è il circuito. Quindi disegno solo D1, poi D3 non lo disegno, D2 nemmeno, perché sono circuiti aperti, ok? E quindi che cosa mi rimane? Mi rimane il resistore, R, e poi l'altro diodo, che è D4, che è questo. Allora, ripeto, durante la semionda positiva noi abbiamo questo circuito qui. La tensione positiva qua cade tutta sul resistore R. Naturalmente supponiamo che le cadute di tensione su D1 e D4 siano zero. Va bene? Sono zero, perché nel nostro caso in conversione statica, nel cranio di potenza, assumiamo per il momento che questa tensione sia zero. E quindi ai capi di R avremo la V positiva,
Che cosa succede sulla semionda negativa invece quando abbiamo la semionda negativa? Naturalmente succede l'opposto. È molto facile da capire che cosa succede, giusto? La tensione V non avrà più questo verso qui, ma avrà un verso opposto, perché sarà negativa. Quindi avremo una semionda negativa, la tensione V pure è negativa, va verso il basso, così. Anche questa è la freccia nera è la convenzione, la freccia rossa è il segno vero della tensione. Allora, se è negativa, ora quale sarà tra D1 e D3 il diodo polarizzato, quello che devo verniciare di rosso? Sarà diodo D3. Quindi il diodo D3, e qui quale sarà il diodo? Avremo una tensione negativa qui. Quale sarà il diodo che devo verniciare di rosso? Il diodo D2. Però è importante che voi vi ricordiate il meccanismo con il quale abbiamo deciso chi sì e chi no, eh? Anche perché fino a che il circuito raddrizzatore è semplice, cioè è limitato a 4 diodi, la cosa sembra abbastanza intuitiva, per cui uno è portato a dire questo si polarizza direttamente, questo inversamente, buonanotte. Ma quando il circuito comincia a complicarsi, per esempio un ponte trifase dove ci sono 6 diodi, e allora cominciare a decidere chi sì e chi no può non essere immediato e bisogna ricorrere a queste tecniche per poter capire esattamente quali sono i diodi polarizzati direttamente e quali inversamente. È chiaro? Dimmi. No, perché sulla maglia 2 io ho una tensione che è positiva in questo verso, quindi la tensione sui due diodi di 4 e di 2 si distribuisce così, e quindi si distribuisce con due tensioni, una è questa e l'altra è questa. Quale di queste due può essere diversa da zero? Questa può essere diversa da zero, e quindi vuol dire che mi trovo qui per il diodo D4, e quindi il diodo D4 è polarizzato inversamente, quindi è un circuito aperto, mentre questa qui è uguale a zero, la tensione qui è uguale a zero, quindi questo diodo qui è un cortocircuito e quindi è polarizzato direttamente. È esattamente duale a quello che succedeva prima. A volte capire avere un fotogramma ben chiaro potrebbe indurvi a considerare il fotogramma successivo facilmente individuabile. Dicitando è duale, se stanno spenti e accesi questi due vuol dire che nella fase successiva saranno invertiti. Allora, questo è vero in questo circuito semplice, ma può non essere vero in circuiti più complicati. Capito? Quindi comunque dobbiamo fare sempre il ragionamento. Allora, quindi nel primo caso, cioè quando avevamo la semionda positiva, avevamo una situazione del genere. Quando abbiamo la semionda negativa, invece abbiamo il circuito del trasformatore, una tensione negativa, e poi a questo punto fate attenzione. Guarda, pronto? Ci siete? Abbiamo un circuito di quest'altro tipo qui. Io mo disegno prima i diodi. E poi il resistore. Scusate, il disegno fa un po' pena, è disegnato male. E quindi la tensione ai capi del resistore R praticamente viene commutata. Allora, questo qui è il diodo D1, questo qui è il diodo D3.
e questo qui è il diodo D2. Ho disegnato solo i diodi che sono chiusi, che sono un cortocircuito. Gli altri diodi, quelli che sono un circuito aperto, non li ho disegnati. E quindi questa è la semionda negativa, questo è il caso di semionda positiva, questo è il caso di semionda negativa. E quindi la tensione che è negativa si ritrova sul resistore R sempre positiva, perché viene commutata tutto al contrario. D'accordo? Ecco, allora, come questo circuito qua funziona appunto nello stesso modo in cui funzionava quell'altro circuito precedente. Allora, dal punto di vista elettrico, mi seguite? Ci siete? Dal punto di vista elettrico, questi due circuiti sembrano comportarsi nello stesso modo, cioè svolgono la stessa funzione, perché in entrambi i casi io su ai capi del resistore ho in uscita una tensione raddrizzata con tutte le semionde. C'è una piccola cosa però da aggiungere, che in questo caso qui che cosa succede? Guardiamo un attimo questa, quale dobbiamo vedere, vediamo un attimo questa qui, questa diapositiva qui. Vi ricordate prima quando dicevamo che i due avvolgimenti secondari del trasformatore, quando c'era la presa centrale, venivano sfruttati al 50%? Ora succede qualche cosa. Ora, mentre l'avvolgimento secondario del trasformatore, diciamo, viene sfruttato al 100%, perché è sempre impegnato tutto, sia nella semionda positiva che in quella negativa. Invece qualche cosa di analogo succede per quanto riguarda i diodi. I diodi ora vengono impegnati con eventuale, supponiamo che circoli ora della corrente, no? Supponiamo che circoli della corrente. Verranno due diodi impegnati dalla stessa corrente, quindi avremo il diodo, per esempio in questo caso qua, supponendo, ridisegno un attimo quel circuito che ho cancellato qui, purtroppo ho sbagliato a cancellarlo, prendiamo in considerazione la prima semionda, la semionda positiva. Ora supponendo che qui circoli corrente. E questa scusate, ho sbagliato a disegnarlo. Supponendo che qui circoli corrente, mi sa che ho sbagliato a disegnare pure quest'altro. Li disegno da capo, o mi viene un flash. Infatti, sì, ho disegnato male il circuito di prima, che andrebbe disegnato così. Questo diodo qui mi sembra che lo abbia disegnato tutto al contrario, quindi ho fatto un errore. Allora, la stessa corrente circola in entrambi i diodi, giusto? E quindi diciamo così, è un po' un peccato, perché è vero che noi supponiamo la caduta di tensione ai capi del diodo uguale a zero, però poi nella pratica, se la corrente passa attraverso un bipolo, non può farlo a costo zero. Sicuramente ci saranno delle perdite, sicuramente questo diodo un po' tenderà a riscaldarsi,
perché sicuramente ci sarà una piccola caduta di tensione tra anodo e catodo. Noi l'abbiamo supposto uguale a zero, d'accordo, perché noi dobbiamo partire da situazioni semplici ed elementari. Però ora vediamo che cosa ci costa mettere due diodi. Avremo il doppio delle perdite per conduzione di due diodi. Mentre invece un'altra cosa succedeva in questo circuito qui, che quando uno dei due diodi è in cortocircuito e lo disegno rosso, qua, facciamo finta di avere la prima semionda e l'altro diodo è blu perché è aperto, è un circuito aperto. Ci domandiamo quanto varrà la caduta di tensione su questo diodo col circuito aperto, quando è un circuito aperto, cioè quando è polarizzato inversamente. La caduta di tensione, capi, di questo diodo sarà data dalla somma di V1 e di V2. Questo è un circuito aperto. Osserviamo questa maglia per intero, tutta questa maglia qui. Che cosa abbiamo? Questo è un circuito chiuso, quindi il diodo è come se non ci fosse. E allora il circuito diventa questo. Disegniamolo. Abbiamo due generatori di tensione, poi abbiamo un circuito chiuso perché c'è il diodo D1, poi abbiamo il resistore R, così, e poi abbiamo un circuito aperto che è il diodo D2. È giusto? Abbiamo questa situazione. Qui abbiamo una tensione positiva. Qui abbiamo una tensione positiva. La tensione V1 la troviamo qui. Mi domando che tensione ci sarà qui? VD2? Punto interrogativo. È semplice, applichiamo il principio di Kirchhoff alla maglia più grande. E vediamo che questa tensione qui, VD2, sarà uguale a V1 più V2. È giusto? Quindi ai capi di D2 avremo una tensione doppia. Allora, che cosa succede? In questo circuito qui, vi ricordate quando io vi dissi la volta scorsa, i diodi hanno tanti parametri elettrici. Ma i parametri elettrici più importanti sono la corrente diretta, I diretta massima, e la tensione inversa massima, che si chiama tensione di breakdown, V massimo. Cioè sono rispettivamente nella caratteristica del diodo il valore massimo che posso raggiungere qui sopra, quindi nel valore della corrente, ID, e il valore massimo della tensione che posso raggiungere qui sotto, VB. Quindi sono questi due estremi, questi due punti estremi. Questa è la corrente massima, I diretta massima, e questa qui è la VB max, o anzi semplicemente VB, V di breakdown, perché già è breakdown, vuol dire già massimo. Quindi vuol dire che questo diodo qui, ma anche quest'altro, quando io li vado a scegliere, dovrò sceglierli con una tensione di breakdown pari alla somma di V1 più V2 e quindi pari al doppio della somma, scusa, pari al doppio della tensione massima che troverò sulla R. Quindi è vero che ci metto solo due diodi, però in più questi due diodi devono avere una tensione massima che è doppia rispetto al caso invece della tensione, rispetto alla tensione che avrò sul diodo.
In questo caso qui invece ciascun diodo dovrà sopportare il doppio delle perdite per conduzione, cioè non il doppio, ciascun diodo avrà le sue perdite per conduzione e quindi complessivamente avrà il doppio delle perdite per conduzione. Però la caduta di tensione sui diodi aperti verrà ripartita, comunque no, non ripartita, la caduta di tensione sul diodo aperto, cioè questa tensione qui, sarà proprio uguale alla tensione V. Quindi se da una parte ho messo solo due diodi, va bene, ho messo solo due diodi, però ciascuno di quei diodi deve sopportare una tensione massima, che è il doppio rispetto a questo caso qui. Invece in questo caso qui ciascun diodo posso dimensionarlo con una tensione che è proprio pari alla tensione B. Chiaro?